Alfredo Catarsini nella città di Lorenzo Viani, di Mario Tobino, ha rappresentato una testa sottile e una sensibilità tesa, viva, vibrante, che si è manifestata in alcuni dipinti, alcuni molto importanti, che hanno partecipato al premio Cremona, in cui lui coltiva un realismo visionario, una dimensione in cui si tende a far sentire che la realtà non è come la vedi, ma è come la senti, e quindi una dimensione che potremmo dire espressionistica. È stato dimenticato, ha partecipato al premio Cremona, su cui io ho fatto una mostra importante, ma nell'archivio sia io sia il professor Bona non abbiamo trovato dei riscontri così precisi da abilitare di restituirgli l'importanza che ha avuto negli anni del fascismo e subito dopo. Negli anni del fascismo, ovviamente, con opere sostenute, sia pure in una dimensione che è stata lungamente demonizzata, come tutto il premio Cremona. Viceversa, nella seconda parte del secolo, in cui lui ha anche scritto, c'è una presenza di Catarsini legata a una ricerca più intimistica, più lirica, sulla quale occorrerà trovare un registro interpretativo che io ho voluto introdurre in una esperienza di ricerca che la Fondazione Catarsini ha appena istituita, di cui daremo poi tutti gli elementi utili per frequentarla e conoscerla, dà materiali sufficienti perché la ricerca possa continuare e nella seconda metà di gennaio presenteremo il libro che io ho scritto, la monografia in cui mi occupo di questo pittore, tentando di restituirgli una identità che certamente sul piano stilistico aveva, ma che sul piano storico deve essere di nuovo valutata in rapporto alle esperienze che egli ha fatto nella cultura toscana, nell'importante cultura toscana, tra soffici, rosai, i Viani, i grandi pittori che hanno rappresentato quella civiltà che è così grande nel passato e di cui Catarsini è un esponente certamente significativo.